Una vittoria così è una di quelle che può cambiare il corso di una stagione che di sicuro rende più solido un gruppo. L'Arezzo è andato sotto di un gol contro l'Arzachena nel primo tempo dopo alcune occasioni sprecate e anche nella ripresa la squadra di Dal Canto faceva fatica a trovare i giusti spazi. Poi due lampi, prima quello di Buglio, secondo gol in campionato, in sospetta posizione di fuorigioco dopo un tiro di Foglia e firma l'1-1. Nel quarto di recupero è Persano, subentrato dalla panchina al posto di Cutolo, a mandare in visibilio i tifosi amaranto per il gol partita che conferma il fatto che lui il gol ce l'ha nel sangue. Così l'Arezzo adesso è a 7 punti dopo 3 partite, tifosi che sognano in vista del derby di Siena, tribunali federali permettendo. Avrei preferito farlo in modo un po' più comodo, visto che secondo me non abbiamo fatto una partita eccelsa dal punto di vista dei ritmi, della precisione, della velocità dei passaggi, ci può stare, non è una colpa. Alla fine ho ripresentato gli stessi 11 di Pisa e secondo me qualcosetta abbiamo pagato sotto l'aspetto fisico. Non è un alibi, ma a discapito dei giocatori posso dire che ho fatto un errore clamoroso perché ho fatto bagnare il campo troppo a ridosso della partita e più di qualcuno al rientro dal riscaldamento lamentava un campo pastoso e pesante. Poteva essere pastoso e pesante pure per l'Arzachena, quindi perché lo dico che non è un alibi, è vero pure che l'Arzachena non ha giocato l'infrasettimanale, quindi è apparsa anche un po' più brillante di noi. Detto questo, abbiamo fatto almeno 12 occasioni da gol abbastanza grosse e dobbiamo diventare un po' più cinici nel farle, perché dopo un quarto d'ora potevamo essere 2-0 e aver chiuso la partita, invece siamo stati a tribolare e aver fatto gol al 95esimo. Però noi l'avevamo preparato in questo modo qua, sapevamo che potevamo incorrere in questa difficoltà qua e dovevamo sbloccare il risultato, o sapevamo di dover sbloccare il risultato, perché poi tu costringi a fare a squadra avversaria un tipo di calcio che magari non aveva preparato di fare e ti si può aprire un portone diverso. Così non è stato, anzi di contro abbiamo commesso un'ingenuità e gli abbiamo fatto gol noi. E dopo queste partite qua si rischia di perderle, quindi prendiamo il bicchiere mezzo pieno.